Beh, certo, non è stato un momento facile, anche se non nascondo che io non è che ci avessi fatto più di tanto affidamento, nel senso che conoscendo la situazione generale, conoscendo alcune difficoltà che c'erano, non è che proprio io avessi considerato così certa la possibilità di riapertura. Allora, qui il punto però centrale è il seguente, non, io credo che in questa emergenza il problema più grave non è tanto il fatto di vedere quello che ci aspetta, e cioè sappiamo tutti di essere in una situazione emergenziale nella quale dobbiamo fare degli sforzi, nella quale è giusto richiedere aiuto, sostegno, contributi, però il punto centrale secondo me è un altro, è la programmazione. Qui quello che è mancato veramente è stata la capacità di programmare in modo adeguato quello che noi avremmo dovuto affrontare. Allora, dire di 15 giorni in 15 giorni agli impiantisti adesso riaprirete e poi 5 giorni prima dire no, non riaprite, riaprite fra 15 giorni ancora e poi dopo altri 10 giorni dire no, ancora 15 giorni, questo è l'errore più grave che si possa fare. Come è stato grave, per esempio, andare a sostenere, e noi sindaci abbiamo eseguito il nostro compito, ci è stato chiesto di comunicare con la popolazione quando ci è stato detto. Dobbiamo chiudere a cos'era ottobre, adesso non ricordo, ottobre, fine ottobre, primi di novembre, perché così salviamo il Natale. Poi dopo, se il Natale non lo salviamo, abbiamo creato un effetto boomerang. Noi alle persone dobbiamo essere chiari e dire: guardate, probabilmente avremmo dovuto dire il Natale forse non lo salviamo, però è necessario che chiudiamo a ottobre per le seguenti motivazioni. Poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, però il punto centrale è che le persone hanno il diritto e il dovere di potersi organizzare.